È una conversazione molto Amichevole. amichevole, potete parlare fra di voi, sopra di voi, accapigliarvi se Non volete, siamo insomma. Abituate. Sarebbe stato meglio se non ce l'avessi detto. Oddio! Dai, tutto insieme così, non sta mai salendo. Che c'hai? Hai detto che c'ho la spugna. No, veramente, perché? Perché questa ossessione con la stanchezza? C'è qualcosa di esistenziale oppure una Ma dimensione è esterna? dormito fino adesso, Esatto, tra tra l'altro, perché io so, faccio la... Qual è la domanda? Vedi qui su? C'è questo piccolo anellino? Sì. Mettili il dito e buca, per Qualunque favore. Dito? Sì. Ecco, toccando una bolla di sapone crei un vulcano. Conversazione molto amichevole, potete parlare fra di voi, sopra di voi, accapigliarvi se volete, non siamo insomma. Abituati. Sarebbe no. stato meglio se non ce l'avessi detto. Ecco. Posso rischi. Tiriamo fuori il morto dal cassetto. La prima domanda è d'obbligo, è retorica, no, retorica no, però insomma è doverosa. Ovvero perché bisbetiche e perché stremate e da chi e da che cosa eventualmente? Rispondere. Tu l'hai scritto, okay. Lei l'ha scritto, esatto. Ti devi ricciarvi. Bello lavorare con le amiche. Lenta che sembra un bradipo. A
Allora, perché bisbetiche? Perché lo siamo anche nella vita. Perché estremate? Perché lo siamo anche nella vita. Ma stai parlando di noi veramente? O dei personaggi? O dei personaggi. Ma perché c'è una differenza? Io non l'ho colta, francamente, okay. Scrivendo. Ma... Sì, lei saccheggia dalle nostre vite private per parlare. Quindi male prima fate terapia di gruppo e poi tu scrivi. Ma insomma, non serve, ci bastano due telefonate, già sei capito. Poi per carità, uno insomma lo dice per il suo bene, non è che uno ne parla male, no? Che dire, vogliamo fare la critica? No! Parzialmente estremate. Stremate dalla luna, le bisbetiche stremate, ovvero la trilogia stremata, no? La trilogia stremata. Che cos'è? Proviamo a vedere che cos'è, cioè è un... Ecco, sì. Proviamo, perché finalmente forse capiamo che fare un'analisi. Cos'è. È un serial theater. Potrebbe serial essere, no? Pensa, tu hai scritto un serial theater. E non lo sapevo! Non lo sapevi. Cioè, quelle cose che... Vedi, alle volte, quando... Stremato. Alla fine tu sarai stremato, okay. E noi staremo meglio. Esatto. No, veramente, perché... Perché questa ossessione con la stanchezza? C'è qualcosa di esistenziale oppure una dimensione? Ma è un mito fino adesso. Esatto, tra l'altro, perché io faccio la pennichella il pomeriggio. Certo. E quindi sì. No, che non è uno scherzo, perché poi penso che c'è questa cosa. Io dormo il pomeriggio, devo spezzare la giornata, io faccio tre poppate. E una pennichella, non riesco tutto insieme, capito? Non e... multitasking. Insomma. No, esatto, quindi. E, qual era la domanda? Però siamo proprio cattive. No, che cattive, siamo sincere. E poi lo sai che c'è? Chi sa lei delle pante, le dice alle spalle. Ma voglio. Siccome si era addormentata per un attimo, volevo sapere qual era il rispetto. No, la domanda era cercare di capire in origine, in principio, che cosa c'era su questa ossessione per la stanchezza. Cioè c'era qualcosa di esistenziale, una dimensione scatologica. Assolutamente. Una dimensione, scusa? Escatologico. Vabbè, ma io vado via. Se dobbiamo parlare così, vado se via. Se vuoi anche un qualcosa un po' di apotropaico, possiamo metterci. Soprattutto, io un po' di apotropaico lo metterei. Io ho un apotropaico qua che mi fa male il collo. Allora, guarda, noi siamo stremate da tutto. Si vede? Come? Siamo stremate dalla vita, dagli eventi, dal lavoro, dagli uomini. Vabbè, dai, ma chi non lo è? Però. Veramente lo pensi? No! Sì. Quindi, però, siccome abbiamo avuto un largo consenso, evidentemente non siamo le sole. C'è tanto meno una platea a sera che è d'accordo con noi. Brava, finalmente hai detto, una cosa intelligente. Allora, non volevo però. La tagliamo, possiamo tagliarla? No, non si taglia nulla. Provo, provo. Allora, a questo punto faccio un'inversione di rotta. Faccio una domanda solamente a Beatrice. Oh, bravo, tanto rispondiamo noi comunque. Infatti, quando ci sono loro io tendo in realtà a stare zitta. Esatto, perché sì. È impossibile. E la fazzi zitta. Infatti sono l'unico antidoto alla mia logorrea, le mie amiche. Voi mettete scuorra, facete schifo. Sapete che c'è stai nuova? Scurtate questa faccia e la marrone va a compagno. Abbiamo parlato l'arabo. Di uno sforzo estremo, ti credo, ti chiedo. Cioè, devi ragionare. Uno sforzo estremato. Allora, hai 30 secondi. Ah, pensavo 30 anni, già. Basta! Fallo finire! Zitta! Sono fast interviste. Ma abbiamo tra l'altro lo spettacolo da fare. Ah, detto che c'avevo. Perché ho tante domande. Ecco. Allora, hai 30 secondi per convincere il telespettatore a venire a vedere il vostro spettacolo, superando tutte le difficoltà che conosci, gli ostacoli per venire a teatro, no? Che estremanti appunto sappiamo. Vai. Allora, quest'anno oltre ad un sacco di battute esilaranti c'è anche proprio una storia da seguire molto avvincente, un thriller quasi. Assassina! E io posso invitarvi a venire soltanto perché il primo feedback che ho avuto dalla prima di ieri sera è stato talmente positivo che stamattina, quando ho accompagnato i bambini a scuola, le mamme che sono venute mi hanno tenuto al bar fino alle 11:30, sapevano già tutte le battute a memoria e non facevano altro che ridere, ancora ridere e dirmi quasi quasi torno. Giulia, allora, per te invece un altro sforzo estremo. Vediamolo. Sempre 30 secondi per spiegare la trama in modo che sia accattivante, ma senza spoilerare la storia. Allora, si spoilerare parla... Lo so! Non spolverare, anche lei. Allora, diciamo che noi, tra una risata e l'altra, parliamo di integrazione. Volendo. Razzista, ecco l'ho detto! E parliamo però anche di maternità,
volendo. I figli non si pagano. È arrivato Filomena Marturano. Io non vi dico altro, ci ho messo anche meno di 30 adesso, problemi vostri. Allora, Federica, tocca a te gli altri 30, gli ultimi 30 secondi, oddio, no, gli ultimi dell'intervista, gli altri 30 okay. secondi. Lei sa l'Umbria, non so se... e la missione, forse questa è l'impresa, credo, più ardua, cioè... riuscire a definire il genere di questo spettacolo. È un thriller, una commedia, una tragicommedia? C'è solamente mero divertimento, evasione, oppure c'è anche, che ne so, una magari una epic comedy? Lo sto coniando adesso. Mamma, quanto parla difficile, amico mio. A saperlo portavo Zingarelli, però vabbè. Secondo me è un thriller comic for everybody. Sono andata bene? Sì. Ma secondo me è anche un poetic. Adesso vi chiederei invece un aneddoto, un retroscena o comunque l'atmosfera che si è creata durante le prove. Ecco, posso parlare io se volete prego. Di questo. Vai. Lei ha mandato a quel paese l'altra che vedete a fianco. Io spesso rispondo male, soprattutto alla Fazzi, ma così... Quindi noi chiamiamo la Fazzi per prendercela con lei, fondamentalmente. Perché effettivamente si conoscono da più tempo di quanto non le conosca io. C'è una new entry. No, mi metto proprio in mezzo, mi usano come capro espiatorio. Dai, ancora! Io ho le mie crisi esistenziali, ma insomma... E vabbè, e Bea... Io ho mal d'orecchie, se può interessare. Credevo che fosse, in realtà non era, io non sono per cui. Vabbè, io ho chiesto un'altra cosa. Sì, non, non siamo in uno studio medico. Tanto non ce l'ha. Ma non è Elisir, No, no, non è quello. No. È retroscena, quindi insomma. Cioè, secondo me io non avrei dovuto mettere su famiglia. Quella non è la famiglia, è in condominio. Le parole mai dette a Michele La Ginestra. Michele, allora guarda, quella musica che tu hai voluto mettere, tu sai, che noi l'abbiamo tenuta, ma ce l'abbiamo qui, l'ho detto, basta. È vero questo? È vero, per quanto mi riguarda è vero. Ci vogliamo isolare per un'ora e venti, Com'è stato il rapporto durante le prove? Cioè, quanto vi siete divertiti, quanto vi siete stressate o stremate? No, Michele è uno che non stressa mai nel modo più assoluto. Stacchiamo i telefoni cellulari, per favore. Sì, perché danno fastidio. È piacevolissimo lavorare con lui, è un amico, quindi c'è anche lui, lo conosciamo da 20 anni. Sì, veramente. E quindi c'è solo il piacere. Vabbè, ma lei è magra per ora, ma bisogna vedere da qui a fine gravidanza. Magna come un lottatore di sumo sotto allenamento. Consigli utili per non essere bisbeti che per non essere stremate. Ah no, io questa proprio non la so. Beh, allora, una pennichella secondo me risolve. Io c'ho i miei metodi. Narcolettica. Allora, quando sento che le cose non vanno, dormo, fatelo pure voi, così non stressate quelli accanto. In coma, vabbè. Sì, tra l'altro. Diciamo. Tutto. Consigli per non essere bisbeti, che se lo sapessimo... Allora, secondo me l'unico consiglio vero è pensare di essere sempre qui ed ora. Hic et nunc. Ah, vedi che pure tu parli difficile, fai la citazione latina. Faccio finta di un personaggio. Lei l'ha detta, ma non sa assolutamente cosa vuol dire. E poi circondarsi di amiche, lavorare con le amiche fa bene, perché davvero noi ci stiamo veramente divertendo. Comunque prendere la Fazzi, che uno poi la manda a quel paese e si sposa. Mi fanno fare pure la parrucchiera dietro le quinte, ma scusa. Ma non gli è riuscita stasera. Stasera avevamo fretta, ma ieri gli ho fatti i capelli benissimo. No, dico, come si fa a usare la lacca cadonetta nel 2017. Allora, adesso vi propongo una citazione sulla stanchezza, no? Ogni bambino che nasce ci ricorda che Dio non è ancora stanco degli uomini. Beh, vero. Bello, bella. Questa è bella, no? Bella tanto. Thank you.
Super Magic 2017, bene, 14esima edizione. Ormai questo spettacolo vanta più di 60 grandi artisti di fama mondiale, ha raccolto oltre 160.000 spettatori in tutte queste edizioni, non vi ferma nulla nelle calamità di vario genere, le quali riuscite comunque a superare. Riflettevo sul titolo di quest'anno, Prodigi, che in effetti etimologicamente significherebbe avanti condurre, cioè andare avanti comunque. Mi sembra azzeccato, no? È azzeccatissimo, perché intanto non ci ferma nessuno, perché siamo maghi, e questo va chiarito. Tutta la vita è un'illusione. Noi non abbiamo mollato perché è nel nostro stile. Siamo gli unici che portano uno spettacolo di questo genere, che oggi è considerato dalle riviste specializzate il migliore d'Europa. E ci vuole coraggio, no? Ci vuole fede. E copro con il tubo numero 2 e la bottiglia così. Ed ora attenzione, signori, schiocco le dita e credetemi o no, qui c'è la bottiglia e qui c'è il bicchiere! La difficoltà maggiore che hai incontrato quest'anno qual è stata? E la gioia maggiore? La difficoltà maggiore è stata quella di mettere insieme un cast straordinario, perché ormai i maghi sono finiti, cioè i maghi forti. E la grande gioia è stata quella di mettere insieme uno spettacolo che, ce lo direte voi, ma che secondo noi è il migliore di 14 anni. Pronto? Guarda in mezzo. Vedi qui su? C'è questo piccolo anellino? Sì. Metti lì il dito e buca, per qualunque favore. Qualunque dito? Sì, sì. Ecco. Oh. Toccando una bolla di sapone, crei un vulcano. Piccolo segreto, non ditelo a nessuno. No, poi... segreto di riuscire a fare uno spettacolo di così alta qualità per così tanto tempo qual è? Il segreto è quello della pizza. La pizza la sanno fare tutti, ma se usi dei buoni ingredienti farai la pizza migliore di tutti. Quindi Super Magic è qualità, è la grande magia dal vivo, ma noi non scendiamo a compromessi. Prima domanda d'obbligo doverosa è: perché e come? Me lo chiedo ancora anch'io. Non l'hai ancora capito. Non l'ho ancora capito. Io ho cominciato facendo il mago quando avevo 15 anni. Negli anni ho studiato, ma per una semplice coincidenza, chimica sia all'università che al liceo, sia al liceo che all'università. Scopro le bolle di sapone assolutamente per caso e decido di combinare le cose. E quindi mi sono inventato il mio sapone, la mia formula per il sapone che utilizzo per fare i miei numeri. Ah, che quindi è una tua esclusiva, un tuo brevetto? Sì, 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 è più segreta della formula della Coca-Cola. Per cui è un mix delle due cose. Bisogna avere appunto destrezza tecnica, e il liquido deve permetterti, il sapone deve permetterti di poter esprimere la tua destrezza. Che la bolla di sapone non è il numero, cioè realizzare una bolla di sapone non è il numero, ma la bolla di sapone deve essere un attrezzo col quale creare qualcosa di magico.
creare meraviglia, perché erano un prodigio. Per cui quello che le persone vedono durante le mie esibizioni è un qualcuno, una specie di alchimista che doma e controlla quello che nella mente, nell'immaginario collettivo è incontrollabile, cioè le bolle di sapone. Ti svelo questa cosa. Su c'è questo piccolo anellino? Sì, giusto. Metti lì il dito e buca, per qualunque favore. Dito? Sì, sì. Ecco. Oh. Toccando una bolla di sapone crei un vulcano. Piccolo segreto, non ditelo a nessuno. No. Vi svelo un segreto. Sapete che c'è la possibilità di riuscire a fare una bolla di sapone quadrata? Quadrata. Ci credo, riesci a crederci? Voglio vederlo. Vuoi vederlo? Pronto? Guarda in mezzo. Fantastico. Ed ecco la bolla di sapone quadrata. La R riesce a farla. Eh? Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. La prossima puntata. Roxanne in Super Magic. Roxanne a Super Magic. Quando è cominciata la tua passione per la magia e l'illusionismo? E perché? È iniziata molto presto, quando ero ancora una bambina. Mia nonna mi diede una scatola magica e me ne innamorai subito. Cominciai a sperimentarmi con i miei primi trucchi, i primi illusionismi per i miei amici e da allora sono sempre restata innamorata della magia. Poi ho incontrato mio marito che ero molto giovane e insieme, invece delle collezioni di francobolli, ci dedicavamo a sperimentare trucchi e prestigi. Quali sono, secondo te, le prerogative per essere un buon mago? Trovare sempre nuovi trucchi e nuove illusioni, quelle che nessuno ha mai mostrato prima. Trovare il tuo proprio stile, nel mio caso uno stile prettamente femminile. Infatti io creo magie e illusioni con le rose, lo champagne, i gioielli. Jewelry and these things. Ti capita spesso che le persone, i bambini, ti chiedano di svelare i segreti della tua magia? Sì, molto spesso, ma tu non devi mai svelarlo, perché di solito dietro un trucco c'è una spiegazione molto semplice e questo creerebbe una forte disillusione e delusione, rovinerebbe l'illusione, appunto. E l'illusione è un sentimento molto bello che va protetto. Basilio Tabacchi. Sì. In te sì. Si sintetizzano due grandi filoni. Sì. La magia. Sì. E la risata. Esatto. Sa. Se vuoi, puoi essere anche un pochino più orgoglioso di te stesso. Che cosa ne esce fuori? Che cosa ne esce? Una cosa buffa, voglio dire, una magia che si presta per tutti, dei grandi ai piccini. L'intento è quello di far ridere, di strappare un sorriso, naturalmente, dove la sorpresa e il momento magico è sempre, voglio dire, lì ad attendere, no? Con il tubo numero uno copro la bottiglia così, e con il tubo numero... Oh, sorry, scusate, ho sempre una bottiglia in più nel caso che una si rompa, ma questo non è un problema. E con il tubo numero due copro il bicchiere così. Attenzione, signori, schiocco le dita, e qui c'è la bottiglia e qui c'è il bicchiere, ma se col tubo numero uno copro la bottiglia così e col tubo... Oh, sorry. Ho sempre una bottiglia in più nel caso che una si rompa, ma questo non è un problema. E copro col tubo numero due il bicchiere così, schiocco le dita. Ladies and gentlemen, here is the bottle and here is the glass. Senti, gli ingredienti, i trucchi, i segreti, quali sono?
Gli ingredienti sono tanta voglia di vivere, il bambino che c'è dentro, farlo uscire bene, aiutato questo naturalmente dall'arte del teatro, che questa certo. L'abbiamo appresa per imparare il linguaggio del palcoscenico, e soprattutto tanta tanta voglia di stupire. Potrei prendere i due capi della corda così e metterli in tasca. A questo punto la situazione è la seguente: due capi in tasca e il centro in mano e due capi in tasca. A parte questo capo qua. E a parte questo capo qua, perché il centro torna in tasca! Vengo di qua! Ti svelo alcuni segreti io, no? Beh, che magari conosci, però ricordiamo. Bene, proviamo. Allora, la risata. Sì. Riduce l'ansia. Bene. Abbassa lo stress. Sì. Mette in movimento almeno 20 muscoli facciali. Perfetto. Previene la comparsa di rughe sul viso. E voilà! Produce le endorfine che combattono la debolezza fisica e mentale e le encefaline che rinforzano il nostro sistema immunitario. Il riso migliora la circolazione sanguigna, la risata depura e ripara fegato e intestino. Poi il movimento sussultorio fa bruciare le calorie, rassodare spalle e addominali, migliora la gastrite, insomma... Allora ridiamo! va bene, no? Quindi lo sapevi di essere ovviamente un medico ambulante? Io non scopro... ambulante. Scopro adesso di essere un medico ambulante e la cosa mi riempie veramente di orgoglio. Noi chiudiamo sempre la puntata dicendo che il teatro non sopravviva, ma viva. Super Magic non sopravviverà mai, ma viverà sempre. Vivrà, ma vivrà evolvendosi. Sì, soprattutto che vivano, insomma, che viva il pubblico, perché poi il problema è quello, il teatro vive se vive il pubblico. Ma il teatro non può non sopravvivere, perché il teatro è vita e quindi non può negare se stesso. Che non venga contaminato da certe lordure, sono polemica, sto per essere polemica. Basta, il sto teatro genera polemica. Vita in chi lo fa, in chi lo vede, in chi lo scrive. E secondo me, per concludere il discorso di Giulia, che era comunque interessante, l'importante è vedere uno spettacolo bello, non vedere dei nomi famosi in scena. Ecco, questo volevo dire. Sai che tu c'hai questa capacità di sintesi? Lo so, che io non ma ho. Sai, faccio radio da 20 anni, sarà quello che... Allora vi posso chiedere la cortesia di ripeterlo? Allora, noi l'abbiamo già dimenticato, perché la nostra memoria è essere labile. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Ok. Dai. O viceversa, che il teatro non sopravviva. Chi inizia parte? Bea. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Evviva! Evviva il teatro! Evviva. Grazie. È viva! Questo è per ricordare. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Che Teatro Fa. Queste le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Al nord, nubi rivoluzionarie copriranno il Teatro Sociale di Brescia, dove il 7 e l'8 marzo andrà in scena Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, l'omaggio che il Teatro delle Albe fa al premio Nobel birmana per la pace. Come arresti domiciliari? Arresti domiciliari? Voi dovete portarmi in carcere con i miei compagni. Arresti
domiciliari. Cumuli nembi neri e minacciosi travolgeranno il pubblico al racconto della storia di Suu Kyi e dei 20 anni trascorsi agli arresti domiciliari sotto la dittatura militare birmana, ma che lasceranno il posto, alla fine, a una soleggiata e spirituale sublimazione che solo la scelta consapevole di restare umani sa dare. È distante la Birmania? È distante? Un vento caldo e musicale investirà invece la città di Roma, dove fino al 5 marzo al Teatro Quirino Neri Marco Re si interroga sulla nostra epoca con Quello che non ho, un affresco teatrale che si ispira a Pierpaolo Pasolini e Fabrizio De André. L'Italia è un corpo stupendo, ma dovunque lo tocchi o lo guardi, vedi attorcigliate le spire viscide e nere di un serpente. Correnti d'aria sonore comporranno una rosa dei venti in chiave ironica ma nostalgica e accompagneranno gli spettatori in un suggestivo viaggio musicale fatto di storie emblematiche in una sorta di teatro canzone che prova a raccontare l'oggi. Da queste vite, ora che il cielo al centro li ha colpite. Infine torna instabile la situazione meteo teatrale nel sud della nostra penisola. Il Teatro Paisiello di Lecce, infatti, il 1 marzo sarà investito da una perturbazione folle e passionale provocata dagli emozionanti versi de La pazza della porta accanto di Claudio Fava con la regia di Alessandro Gassman. È malata, signora Merini. Schizofrenia paranoide. E cosa vuol dire? Che dobbiamo internarla. L'appassionante storia d'amore tra la poetessa dei Navigli Alda Merini, interpretata da Anna Foglietta, e un giovane paziente dell'ospedale psichiatrico in cui la donna era ricoverata, provocheranno intensi rovesci drammaturgici, alternati a schiarite emotive nel sondare gli abissi di una mente abitata da fantasmi. Ho guardato dentro quello specchio tutte le mattine per vedere i miei occhi che ti cercavano. E sì! Te lo rubavano! Le avrei uccise. Queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store o dall'App Store del vostro smartphone l'app ufficiale di TV 2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista. We'll be right back.
estremate nascono dal desiderio di ritrovarsi. Sta uscendo adesso la cosa più interessante. Allora, le estremate nascono dal desiderio. 3 anni fa ho avuto un'emorragia cerebrale, quindi ho avuto questo scoppio di aneurisma che non sapevo di avere ovviamente, e quindi poi dopo lei ha detto se sopravvive, ha detto a Michele. Ero in tournée con Michele, lui guidava, io piangevo disperata e ho detto se Giulia ce la fa giurami che facciamo uno spettacolo tutte insieme. Il coraggio non ci riesce più. E non si libera più di noi. Non ci dice mai no. Perché lei è diventata Highlander e ogni anno fino alla fine dei tempi scriverà qualcosa per noi. Non dovevate dirmi questo risvolto bellissimo tra l'altro, perché adesso mi scatenano un'altra serie di domande. Solo un'altra. Dai. Sapevo se volessi dirlo. No, sì, sicuro. Quanto la malattia ti ha insegnato in queste esperienze che hai avuto? Allora, nel mio caso insegna a vivere proprio, perché da un momento all'altro, e nel mio caso è stato veramente da un momento all'altro, semplicemente non ci sei più. Quindi tutto quello che sembra importante, fondamentale, l'apparire, irrinunciabile, certo, il successo, ma quello effimero però, no, i soldi, la notorietà, eccetera, giuro, è tutto in secondo piano, non c'entra niente, cioè non è quella la vita sono gli affetti, la vita sono le amiche. Queste. Quindi un vivere pienamente, anche se vogliamo nell'hic et nunc, come diceva lei prima, cioè nel qui ed ora, però con una prospettiva diversa, che non è in vivere la giornata per vivere, insomma, con una prospettiva sulle cose che conta, sulle priorità. Vivere per qualcosa che resti oltre noi, e noi abbiamo visto che davvero il nostro rapporto, la relazione, l'amore che ci vogliamo resterà per sempre, resta comunque, resta e genera altra vita, quindi è anche così che lavoriamo e ci piace lavorare. Sì.